You can be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo. Be free, be free. Surrender your ego. Be free, be free to yourself. Libro degli Zoccoli, Italia 1978 di Ermanno Olmi. Biennio 1897-98, ambientato nella campagna della Bassa Bergamasca, la vicenda è costruita attorno alle azioni corali di una piccola comunità di contadini che lavora a mezzadria un podere, compiendo duri sacrifici e affrontando dolori lancinanti, ma sempre senza perdere una grande dignità. Nonno Anselmo, che insieme alla nipotina Bettina raccoglie lo sterco delle galline per concimare le sementi di pomodori che, coadiuvate dalla neve invernale, germoglieranno prima e permetteranno loro di vendere gli ortaggi in piazza con 2 settimane d'anticipo rispetto agli altri agricoltori. Il Finard, che durante una sagra di paese dove si organizza pure un congresso socialista, fra giostre e giochi di quartiere trova per caso un marengo d'oro, lo nasconde sotto lo zoccolo nella sua cavalla e se la prende infine furibondo con l'animale perché la crede responsabile della sua sparizione. Il matrimonio tra Maddalena e Stefano, celebrato dal sacerdote della parrocchia al mattino presto, affinché i 2 giovani sposi possano raggiungere un convento di Milano in cui abita una zia suora di lei che affida loro un bambino di 12 mesi da crescere, e soprattutto il simpatico e quieto Battisti, che diventa padre per la 3ª volta e arriva a tagliare un albero lungo un fossato per fabbricare col suo legno un paio di zoccoli al figlioletto Menic, che ha appena iniziato a frequentare le elementari. Un gesto che costa a lui e a tutta la sua famiglia la cacciata definitiva dal podere. Solenne e sereno, grave e contemporaneamente lieve, come le musiche di Bach che lo accompagnano, il 9° film di Ermanno Olmi e insieme a 900 di Bernardo Bertolucci del 1976, che è il suo opposto. Il più grande film italiano degli anni 70 è l'unico forse in cui si riscontrano i fondanti temi virgiliani di Labor, Pietas, Fatum. Non apprezzato dalla totale unanimità quando uscì, il film fu bersagliato da critici che gli rimproverarono una rappresentazione idealizzata perché troppo lirica, la cancellazione della lotta di classe, una rarefazione spiritualistica del contesto sociale. Senza dubbio il regista al versante ombroso dell'universo, agreste, grettezza, violenza, odi feroci, tirannia, ha dedicato una parte piuttosto modesta della sua attenzione narrativa, ma è altrettanto vero che, adempiendo al suo desiderio di dipingere l'affresco puntuale di un'epoca con tutte le contraddizioni e la permeante sofferenza del caso, Olmi non ha tradito se stesso nella sua pietas. È stato sicuramente anche il metodo più opportuno con cui il regista nostrano, col maggiore attacco sentimentale alle tematiche geologiche del settore primario, è riuscito a canalizzare il suo fiato ed estro poetico nella rievocazione efficace delle storie narrategli dai nonni sulle fatiche titaniche che i contadini di fine 1800 assolsero per consentire al lavoro di trasformarsi nel valore costitutivo dell'allora lontana, ma non troppo sul piano ideologico, delle persone comuni, Repubblica Italiana. Il sonoro originale fu poi doppiato dagli stessi attori protagonisti non professionisti che si esprimevano in una forma dialettale più tendente all'italiano e circolarono copie con sottotitoli per le conversazioni più ostiche. Smerciato in circa 80 nazioni, Palma d'Oro e Premio Ecumenico a Cannes 1978, Premio César per il miglior film straniero. Cinemarte ha presentato L'albero degli zoccoli, Ermanno Olmi, con Carlo Rota, Luigi Ornaghi, Francesca Morigi, Omar Brignoli, Antonio Ferreri. 1978, considerato un capolavoro del cinema italiano. Andiamolo a scoprire o a riscoprire. Buona visione da Cinemarte.